Buonasera a tutti gli amici di Nessuno TV e bentrovati anche questa settimana nel nostro spazio dedicato ai libri. Oggi ho il piacere di presentarvi Sergio Covelli. Piacere. Ben arrivato. Ben arrivato. Uno scrittore per molti emergente che ci presenta un libro che si chiama Zero Resto, pubblicato grazie ad Andrea oppure editore. Tu, caro Sergio, sei un artista, nasci come un geologo. Non so per quanto tempo fai questo mestiere. Ho studiato scienze della terra perché mi piaceva. Poi in verità... Poi cambi completamente direzione. Il mio lato artistico è venuto fuori sempre più. E ovviamente sì, mi sono laureato al tempo, ma ho fatto musica per tanti anni. Cantavo in un gruppo che si chiamava Neganeura. Abbiamo fatto 3 dischi, insomma centinaia di concerti in tutta Europa. Poi esperienza nel settore della musica elettronica con un mio progetto che si chiama Zezza. E poi è venuta fuori questa mia vena letteraria, improvvisamente mi ci sono buttato anima e core. Mm-hmm. No, infatti si capisce tempo, anche dalle pagine del libro, insomma, che è una che storia... sono buttate giù con veemenza. Sentire sì. Davvero. Sì, ho iniziato così perché stavo leggendo, mi sono stufato di leggere e ho detto ora scrivo io. Perché non ti piaceva quello che leggevi, forse anche? No, mi piaceva anche, perché era un autore anche che mi piaceva molto quello. Però mi sono detto, basta, voglio leggere una cosa che scrivo io. Cioè, voglio leggere voglio quello, far leggere. Quello che, esatto. che decido io. E in poco tempo, insomma, ho scritto 2 romanzi e una raccolta di poesie un po' assurde, tra virgolette. Parola dell'autore, insomma. E niente, questo è il primo che, esatto, che pubblico. Senti, di dirci un pochino, anche senza svelare troppo, un pochino di cosa parla, descriverci magari anche alcuni dei personaggi di questo Zero Resto? Allora, fondamentalmente è una storia che... è una storia di amicizia. Di amicizia, poi vabbè, ovviamente dentro c'è anche tutto quello che è intorno, vale a dire il destino, l'amore... e la morte anche. È una storia che dura un giorno, quindi è proprio il concentrato di un giorno, 240 pagine un giorno, però c'è un ritmo, a quanto dicono insomma i lettori, trascinante, si legge tutto d'un fiato, perché è un insieme di eventi che si intrecciano tra più persone e più anche coppie. E questi eventi alla fine del libro si intrecciano in un modo che uno magari neanche si aspetta, è lì che lo cerca, finché effettivamente non avviene un qualcosa che chiude questa sommatoria di eventi. E il resto infatti, è proprio... Guarda, io l'ho letto in circa 2 giorni. Ah. Anche io volevo arrivare alla fine del libro per vedere poi alla fine cosa succedeva alle varie persone, gli intrecci e tutto quanto. E quindi mi sono ritrovata anche in alcune dei commenti che vengono fatti sul tuo sito, che ricordiamo è sergiocovelli.com, giusto? Sì, grazie. E molti scrivono infatti che il libro hanno letto tutto d'un fiato, ti fanno i complimenti per come riesci a catturare l'interesse del lettore, poche pagine, visto che poi la descrizione di un giorno, e altri si propongono poi di aiutarti con il passaparola. Insomma, tu hai scritto questo libro, l'hai pubblicato con un editore minore. Mm-hmm. Questo passaparola ti sta aiutando e quante copie quindi ad oggi sei riuscito a vendere? Allora, sto per finire la prima tiratura, che sono 1000 copie, quindi ora usciamo con la seconda. Il passaparola è fondamentale, almeno in questa fase qui della mia, chiamiamola, piccola carriera letteraria, sto ricevendo tanti complimenti, anche tanti inviti, e devo dire che il passaparola è la base. Quindi al momento. Le persone ti fanno d'ufficio stampa, sì, per fortuna piace, quando effettivamente un libro piace la gente ne parla, lo regala, mi chiede, poi interagisce molto con me tramite il sito, cosa che mi fa molto piacere. E poi effettivamente l'originalità del libro... secondo me a quanto pare indiscutibile. Anche la capacità di scrivere poi in dialetto, perché il libro è ambientato anche in Toscana, quindi il dialetto livornese, insomma... I personaggi sono molto reali. Molte persone infatti dicono di ritrovarsi in personaggio A, personaggio B, senza svelare nomi e troppo della trama, insomma. Senti, continuando ancora a leggere quello che, insomma, i commenti lasciati sul tuo sito, ci sono dei lettori che definiscono Zero Resto come scheggio di pura follia.
Le altre che chiedono invece quanto ci sia di vero, di autobiografico, ovviamente io ti rigiro questa domanda, ovvero quanto c'è di te, della tua vita, delle persone che conosci nel libro, e se queste persone si sono ritrovate e ti hanno chiesto un po' se hai invaso la loro privacy. Allora, il libro è scritto come se fosse una storia vera ed in parte lo è. Lo è fino a un certo punto, perché poi comunque la fantasia mentre scrivi è inevitabile che non venga fuori e poi fa parte comunque del bello dello scrivere, cioè lavorare con la propria fantasia. Di vero c'è tanto, chi si è riconosciuto nel libro ovviamente me lo ha chiesto, mi ha detto guarda che cioè, qualcuno mi potrebbe anche riconoscere, me lo potevi chiedere. Ti hanno tolto il saluto oppure? No, tutti contentissimi. E poi vabbè, inevitabile comunque, secondo me qualunque autore ci mette dentro molto di sé, perché scrivi con una veemenza maggiore e perché comunque la realtà è sicuramente più assurda e più folle di qualunque fantasia a sì, volte. Come poi spesso vediamo quindi, in tante pagine di cronaca, senza sì, scendere troppo nei dettagli, però insomma questo è vero. Senti, come dicevamo, questo è il tuo primo libro pubblicato. In realtà, sempre leggendo tramite il tuo sito, ho scoperto che hai scritto Sai che botta fa un tir quando cappotta e Senza padre e madre né rimorsi. Uh-huh. Volevo chiederti se pubblicherai questi due scritti e poi anche un po' di cosa.